Buonasera cari amici, Cavallo Magazine è qui alla seconda giornata della 125esima Fiera Cavalli e non ci stanchiamo di parlare di cavalli, di leggere di cavalli, di vedere cavalli. Oggi siamo qui con Rossella Montemurro, una collega giornalista. Rossella, buonasera, benvenuta. Buonasera Maria Cristina, buonasera. Viene da Matera, Rossella, una regione bellissima, la Basilicata, un territorio ricco come quello della Lucania, ricco non soltanto di bellezza paesaggistica ma anche di belle storie, come quella di Emanuele La Macchia che Rossella ha raccontato in questo libro, Galoppando contro vento. Rossella, perché ti ha affascinato la storia di Emanuele? Allora, la storia di Emanuele mi ha affascinato sotto tanti aspetti, infatti c'è il cavallo, sì, ma c'è anche la voglia di riscatto di Emanuele che rappresenta anche un po' la voglia di riscatto del nostro sud, perché la sua storia vuole dare una narrazione diversa proprio al sud. Emanuele ha investito nella sua terra, ha deciso di rimanere proprio in Basilicata e di assumere su di sé la gestione di un allevamento di cavalli di razza Haflinger e aprire un maneggio. La sua è stata una scommessa e per fortuna è andata bene e oggi può dire di aver raggiunto un bel traguardo con i suoi Haflinger. Infatti la cosa che noi amiamo di questo libro, di questa storia, è di Emanuele, che conosciamo da tanti anni, devo dire, grazie appunto all'attività dell'associazione che si occupa degli allevatori del cavallo Haflinger, Anacrai, perché è uno di noi, è un ragazzo appassionato di cavalli sin da piccolo che ha sempre avuto nei cavalli il suo sogno, la sua stella polare, e seguendo questa stella, questo sogno, è cresciuto, è diventato grande, è migliorato e in questa storia, Galoppando contro vento, si riesce a capire qual è stato il vento che cercava di fermare Emanuele ma non ci è riuscito. No, Emanuele, ecco, fin da piccolino aveva questa passione per l'equitazione, poi la sua è una passione innata, nel senso che lui stesso spiega, racconta appunto nel libro che nessuno in famiglia, a parte il papà e il nonno, avevano questo fuoco sacro proprio per l'equitazione, per i cavalli. E lui poi è riuscito a fare un incontro, di quegli incontri che poi ti cambiano la vita, con Eugenio Latorre, un trainer professionista, giudice internazionale proprio di Monte Inglese, e grazie Eugenio, lui anche in questo caso è come se avesse accettato una scommessa, nel senso che Emanuele, giovanissimo, ha deciso di seguire a partire dai 14 anni per 3 anni Eugenio ogni estate, quindi lui, lontano dalla famiglia, in un periodo che è l'adolescenza e quindi noi sappiamo che già di per sé ha dei turbamenti, dei problemi, però lui, ecco, è riuscito a superare tutto questo pur di coronare il suo sogno, e quindi Eugenio gli ha fatto un po' da istruttore, da trainer, da motivatore. E oggi tutto quello che Emanuele sa è proprio quello che ha appreso grazie alla vicinanza di questo grande, di Eugenio Latorre, che poi si è rivelato una persona molto umile nei suoi confronti. Come tutti i grandi. Una storia bellissima, parallela, in questo libro è il fatto che si svolge nello stesso ambiente dal quale vi stiamo parlando, perché sono tutte persone che con Fiera Cavalli hanno avuto regolarmente un'interazione sia per motivi professionali che per passione, perché Eugenio Latorre nel mondo dei reining e della monta americana lo conoscono tutti e non soltanto. È stato uno dei grandi protagonisti, grazie a lui sono arrivati in Italia grandi cavalli, grandi cavalieri, si è formata una scuola, un intero mondo. Ed è molto bello nel libro leggere le avventure che Emanuele racconta di se stesso, grazie alla penna di Rossella, perché è tenero sentire che racconta anche le cose scomode, quelle che di solito uno vorrebbe nascondere, esatto, e che per lui sono state le più importanti. E infatti la bravura di Emanuele è anche quella di non aver, quando lui mi ha raccontato appunto tutti questi episodi, tutta la sua vita, di solito, come giustamente dicevi tu, si rievoca solo ciò che è positivo, ciò che in un certo senso ci fa brillare anche. Invece Emanuele no, ha raccontato anche le sconfitte, ha raccontato i momenti difficili, i momenti duri, le difficoltà che ci sono state durante questa sua crescita personale e professionale. Non ha avuto remore a raccontarle, anche qua lui è una persona molto molto umile e segno anche della grandezza, e questo credo sia ad esempio anche a tanti giovani che oggi magari non sono più abituati a quello che è il sacrificio. È uno dei motivi per i quali ci tenevamo tanto a che Rossella fosse qui a presentare il suo libro, perché è una storia di cavalli, una storia che a Fiera Cavalli ci sta benissimo, perché ci sono delle pagine, dei momenti legati anche a questo. È una storia
mettere persone come noi, che stanno bene quando sono qui a Verona, in mezzo ai cavalli, in mezzo ai libri, in mezzo a tante persone che condividono la stessa passione. Emanuele purtroppo non può essere qui oggi perché il papà ha bisogno di lui a casa. Quindi diciamo ci sono altre priorità, però sicuramente insomma è qui con la sua storia, è forte comunque la sua presenza. Sì, assolutamente. Noi siamo qui con lui, lo pensiamo a tutta la sua famiglia, perché è l'unione che fa la forza. E niente, speriamo di raccontarvi altre nuove storie, di vedervi qui insieme prossimamente, ma ci ha fatto tanto piacere, Rossella, perché questa è proprio una storia che è legata a questo posto, a questo ambiente, a questa gente alla quale stiamo parlando adesso tramite i nostri mezzi. Grazie. No, Maria Cristina, permettimi tu di fare invece un ringraziamento a te in particolare, a Cavallo Magazine, e così come Emanuele anch'io ho sempre collezionato Cavallo Magazine, e per me stasera un onore e un sogno essere qui con voi nel vostro magnifico stand. Grazie. Grazie a te, davvero. Grazie a tutti, grazie per stare con noi. A presto.